Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare un segnaposto per Halloween. Quindi questo sarà il mio primo tutorial per Halloween e credo ne seguirà un altro e se ci riesco forse anche un altro ancora, quindi tre video se ce la faccio a farli. E come vi ho detto, questo è il primo e vi faccio vedere come realizzare questo, che è un segnaposto con la zucchetta e un messaggino con scritto, io adesso ho scritto famiglia Cogliandro con il colore acrilico nero, ma ovviamente voi potete scrivere o famiglia con il cognome delle persone che vengono alla vostra cena o anche semplicemente il nome dei vostri invitati. È semplice, però ad effetto, perché il messaggino è scritto su un filmo. Sul film fosforescente, quindi al buio, magari se volete all'inizio tenere la luce spenta per far vedere l'effetto, si illuminerà. E quindi vi serviranno il film fosforescente, che è il numero 04, e il verde, che è il numero 50. E per fare la zucca io ho usato il Cernit, perché avevo questo in casa, che è il numero 90, credo. Comunque qualsiasi arancione va bene. È facilissimo, come già vi ho detto, perché la zucca è facile da realizzare. Poi ho deciso di realizzare questa parte sopra della zucchina fatta in modo un po' diverso per dargli un po' più di armonia, per renderla un po' più simpatica. E niente, questo è il segnaposto. Spero vi piaccia. Vi lascio al video tutorial. Ciao! Thank you.